Oh mio Dio, che fi... Oh cazzo, che figata! Allora, io sono Marco Scrollo e signore e signori, bentornati nella Sky Factory 3.0. Ragazzotti, ho finalmente risolto il problema con la Refined. Non erano i vostri consigli. Non erano i vostri consigli, perché ci ho provato. Ho fatto degli altri cicci per metterci la roba. Ho fatto l'autodistruzione di tutti, boh, tutte le cose brutte. Non era quello, ragazzi. Era come sospettavo. Quando accedevo qui e poi accedevo a quella, ci metteva qualche secondo per cambiare, vi ricordate? E ho pensato, forse la Refined non è fatta per essere duplice. Non posso averne due. Cioè, adesso va tutto alla stragrande. Cioè, wow. Altra notiziotta è che invece adesso la chiamo qui al centro. Perché? Perché Ciccio, che non compare, eccolo, adesso è finito. E causa non pochi problemi questo Ciccio qui. Come potete vedere da qui, che non si vedono le cose. Quindi adesso abbiamo un altro problema. Un altro tipo di lag. Facciamo F no. Oh, eccoci qua. Oh yes, oh yes. Allora, io mi dispiace che l'ho attivato senza di voi, però. Cioè, volevo semplicemente vedere quanto faceva da vuoto. E soltanto che poi mi sono scordato che qui questo continua malgrado a produrre energia, malgrado lo rompi. Cioè, se lo rompi, lui continua a produrre energia. Tu lo rompi. Oh yes, assenza di lag. E poi si ricorda quanto ce n'aveva. Quindi volevo distruggerlo, ma ragazzi, ci mette davvero, davvero, davvero tanto a distruggere tutto questo coso, quindi ho deciso di farlo. Cazzo, ancora problemi! Dai! Dai, Minecraft, dai! No! Minecraft, ma perché fai così? Un pezzo sì, un pezzo no, maledetto Minecraft! Allora, vediamo che dice la console. La console dice: Resign invalid update packaging from null tile entity at block, e mi fa un elenco di blocchi incredibili. Quindi, questo coso, insomma, fa laggare, cioè non c'è un cazzo da fare. Quindi adesso torniamo a casetta e quando sto qui che smette di comparire dietro, abbiamo un freeze. Quindi o lo sposto, raga, ma spostarlo è qualcosa di incredibilmente arduo, oppure per ora ce lo teniamo come fatto. E ci ciucciamo un po' di energia. Ed infatti il nostro. Perché non si toglie la pioggia? Ah! Ed infatti stavo dicendo, il nostro ciccio comunque produce abbastanza. Abbastanza. Andiamo a vedere nel nostro. Che cos'era? Age of Insanity? Yes. Era di costruire un. Oh! Questo l'abbiamo fatto! Yes, very good! Poi dobbiamo fare 16x16 16 Colossal Chest. Che bello! Il Rainbow Generator usa il terrain scanner, carino. E questo qui è usare dei diamond block to cool a max size reactor. Quindi il max size reactor l'abbiamo fatto. Adesso cioè, andiamo a vedere quanti diamanti abbiamo, eh? Ne abbiamo 16.000. Credo proprio che non ci bastino. Ma proprio no. Dobbiamo ottenere il mondo di diamante. Quello dobbiamo farlo per forza. Prima però, prima di andare laggiù, eccolo là che rilagga, proprio in questo pezzo, perché laggiù, vedete, lo sta per renderizzare e questo gli dà un problema. Ragazzi, sono davvero indeciso se spostarlo oppure no, è terribile, tutto questo è terribile. Allora, facciamo un'altra intercestina qui, ci mettiamo un exportino, però prima, non questa intercestina, aspetta, l'avevo fatta qua sopra, eccola qua, questa qui, la mandiamo a riempirsi di Yallorium, quindi upgrade once e 3 di speed. Togliamo questa qui, che questa qui è quella di casa. Quindi praticamente, raga, tutte le nostre essenze vanno a finire in un'unica, cioè, in un'unica refined storage. Sono un po' triste perché avevo fatto quel lavoretto in previsione di un'ottimizzazione, però vabbè, fino a quando. Esatto, non possiamo fare altrimenti. Quindi andiamo a laggare. Oh yes, oh yes, oh yes, molto bene. Ok, adesso almeno visualizza delle cose. È già un inizio, è già un inizio. Direi di spostare queste cosine qui. Vedete come non laggo più nel momento in cui. Cioè, no, lo spengo, quindi è proprio lui che è un bastardone.
Oppela e oppela. Andiamo a chiudere qui, qua, qui e qui. Qui ci mettiamo il reactor control. Ok, sì, lo so che è invalido. Tu sei invalido. Qui ci mettiamo questo. È vero, è vero, è vero. Dovevo metterci. Dovevo fare un altro di questo. Oppela. Vediamo se me lo fa. Non ho un pistone. Come potete vedere, adesso i crafting, ragazzi, li fa quasi istantaneamente. Cioè, come è normale che sia. Oppeli. Oppela, oppelù. Allora, qui mi piaceva, però. Mi piaceva. Facciamo così. No, adesso esplode. Qua sopra mettiamo il tap e qua sopra ci mettiamo questo. Oh yes. Questo qui lo mettiamo in uscita. Allora, ciccio sta spento, molto bene. E non ho i conduit. Non ho i conduit perché? Perché ho appena svuotato tutta l'ender bag che si era riempita questa, cioè, questa più che altro. E adesso non ce li ho. Conduit. Prendiamo un pochino di speed upgrade. E voilà. Mamma mia, quanto sei grosso e laghi. Li portasci tu a. Andiamoci a mettere l'ender chest che non ho fatto. Oh, ammazza quanti. Meno male che c'ho l'upgrade qui. Torniamo indietro. Facciamo un ender chest. Che stronzo, Marukus Kron. Che stronzo. Ok, adesso ce l'abbiamo. Scusate, va. Non ero preparato a questo, cioè io volevo fare altro e poi ho detto vabbè, fammi mettere lo yellow qua dentro, bah, ci ho messo quattro stack di blocchi e questo è il risultato. Già. Allora, oppela, oppela, quindi ho dovuto includerla nella puntata, non potevo esimermi. Andiamo a metterci dentro gli speed, qui dentro c'è lo yellow, oppela, vediamo un pochino, ta, 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 ed eccolo qui che si riempie. Potrei autocraftare i blocchi in effetti. Ma preferisco di no, poi vi spiego perché. Quindi qua giù ci va l'energia. Energia che la chiameremo. Faremo un nuovo network. La chiamiamo in reattore. Perché come potete vedere, qui ho creato in Blaze Road e in Solar Env. Che però non ha senso Env, però va bene, perché non c'è soltanto quella dell'environment. E il plutonium lo mettiamo qua dentro, bello di casa. Non è capito per niente questa mod, il legacy dovrebbe essere il vecchio modello, perché lui ha delle idee, vuole cambiare qualcosa, non lo so. Allora, signori, andiamo a premere il tastino magico. Come potete vedere, gli RF su Tick aumentano. Ok, qui c'è un effetto particellare che non aiuterà la nostra lag. Io ho anche provato a mettere i frame a 60 fissi, però non ha aiutato per niente. Ok, siamo a 130.000 RF su tick e non accenna a diminuire. Andiamo a mettere, guarda, guarda, io qui vado tranquillo. Eccolo là, stacche ticchete. Adesso che sparisce. Non laggo più, prendete è quello, l'ho fatto troppo vicino. Ho sbagliato. Allora, mettiamoci qua dal nostro amico, che però non vorrei mettere tutto vicino, togliamo questo, rompi di chicco, e ci mettiamo un flux point, oppela, con. Allora, adesso guardate l'intake quanto è 99.000, no, aspetta perché era notte. Ok, è 100.000, 102.000 e rotti. Andiamo a mettere questo qui in reattore. Ok, è 400.000. Warning skip identity with ID. Che colpa ce n'ho io, scusami. 400.000 RF su tick. Allora, questo reattore non è ottimizzato, ragazzi. Adesso laggo. Non è per niente ottimizzato. Proprio fa schifo per quanto non è ottimizzato. Però. Io una certa voglio spegnerlo perché, come potete vedere, dà grosse noie. Se io lo spegnessi, mi darebbe lo stesso il problema della lag. Guardate che bello il mio mondo, mi piace un sacco. Vediamo. Me lo dà lo stesso. Me lo dà lo stesso. E ho un'altra richiesta per te, mio buon amico. Ma se io invece. Ah! Ti rompo, ok? Tutto quel rendering mi dà ancora problemi? Vediamo. Eh sì, mi dà problemi lo stesso, ragazzi. No, lo devo distruggere! Lo devo distruggere! Sono arrabbiato, quasi incazzato. Vabbè. Per ora ci dobbiamo tenere questi, cioè 400. Quanti sono? Sono 316.000?
Perché scende perché stava scendendo il calore, adesso sale all'immortà. E sale, sì, sale. Chissà a fine puntata quanto arriverà, ma non per ora non ci interessa. Perché effettivamente ci servono i diamantori. Ecco qui la lag di qui sopra. Ci serve. E un'altra volta. Mo sparisce e non ci sta più. Forse dovrei diminuire questo. Perché se diminuisco questo, ancora non compare, ancora non. Ecco, compare qui. Laggerei qui quando me ne vado. Op. Op, ancora. E poi sparisce. E qui non laggo. Ehi! Solo 6 chunk, ammazza, sembra una distanza distanzosissima. Allora, andiamo a vedere un altro pochino di obiettivi che ci avevamo in serbolo. Produrre 1 bilione di RF su Tick, è interessante. Usare il terrain scanner per rigenerare 5 biomi differenti è davvero una cosa figa che volevo andare a vedere. Terrain scanner, eccolo qui. Oh mio Dio, minchia. Non è tanto facilissimo sto terrain, è un altro builder? Davvero? What the fuck? Ok, sì, metticene un altro, ma... No, aspetta, ho visto una cosa assurda. Ah, ok, pensavo che fosse il coso generator, il rainbow generator, stavo già per voler morire male. Cos'è questo? Torchmaster! Master, no, voglio farlo. Voglio farlo perché sono una persona curiosa. Sì. Sì. Terrain lighter. Sì. Cos'è questo? Ci va del coal? Non lo so. Lo ignoro. Oddio, ci va del coal? No redstone signal, ok. Vuoi un segnale di redstone? Raga, ma che è sta roba? Redstone. Vediamo un poco. E mo ce l'hai? Le torce? Ma che fa, le pianta? Ma dove sta? Cosa? Pronto? Ma le sta piantando lui? No, le ho piantate io queste. No, dai, voglio sapere che fa Torchmaster. No, non lo trova. Ah, la Mega Torch è della stessa mod. Ok, però va bene. Allora, lo lasciamo qui, un giorno scopriremo che cazzo serve. Complimenti, comunque, per essere chiaro e cristallino come il sole. Torniamo a noi. Scanner. Terrain scanner, ok. Abbiamo fatto questo, dobbiamo... No! Minchia. Minchia. Non ho idea di che cosa cazzo sia questo. Biome scanners, sir. Ok. E io è vero, queste qui le trovo in automatico. Devo fare queste qua. Ok. Craftale ciccio. Tan. Abbiamo uno schermo del RF Tools. È tutto incastrato, eh. È tutto incastrato. Abbiamo 2 mappe. Però ci serve una bussola. Che non si chiama così? Oh merda, come si chiama? L'ho vista adesso. No dai, come si chiama? Come si chiama la bussola? In inglese. Il compasso, ma certo. Ma certo, il veleno per Cusco. Non ce l'ho in autocrafting. Sono molto molto rammaricato di questo. Quindi devo andare a farlo. Dai, ne facciamo 64 così. Non dovremmo averne più bisogno, spero. Perché del compasso, sinceramente, le cazzo me ne frega. Ok, abbiamo 2 mappe. Abbiamo questo, sì, e adesso devo fare. Bam! Ok, poi, questo qui è il basic. Come funziona? Dai, voglio vederlo. Voglio vederlo. Eccolo qua, sì. Sì. Click here to scan. Che vuol dire click here to scan? Scusa, che cazzo mi stai scannerizzando? Ti vuoi... Vuoi l'energia? Ragazzi, vuole l'energia. Gliela diamo, andiamo a scoprirlo insieme. Ma ce l'avevo, eccoli qua, scusate, sono un bidrogo. Andiamo qui. Oppela. Allora, facciamo così. E taiga. River. Sì. Clicca per scanner. Tieni. Ti do l'energia.
utile, ti dice quello che sta scritto qui, quindi tu invece di premere F3 e leggerlo, che ne so, dov'è che sta, River, vedete, taiga e poi River, no, tu metti un blocco che consuma energia, ma che è sta cagata? Vabbè, facciamo la versione avanzata, ok, facciamo la versione avanzata, ok, facciamo la versione avanzata, ok, e facciamo alla fine l'ultima versione. Però mi serve ancora il builder, eccolo qua, per cui mi serviva ancora questa e qua, là. Ma là sei stronzo! Oh, scusate, eh? Oh, abbiamo il terrain scanner, ok, dice... Usa questo per rigenerare un chunk. Oh, ma sembra una figata. Sembra una cosa interessante, una cosa nuova. Andiamo a vedere. Cioè, più che altro non ho capito che cazzo me ne faccio di una cosa del genere dentro la Skyfactory. Però vabbè, allora io me ne vado lontano perché non voglio problemi. A parte che un chunk solo non dovrebbe essere un problema. Però me ne vado lontano. Ho deciso che me ne vado lontano. Metto questo qui, metto questo qua. Gli do l'energia. Oppela. Bella, Marugus Cron. Ok, andiamo a vedere un pochino che cosa vuoi. Current block off. Sì, che stai facendo? Speed. 8 blocchi sotto. Che figo! Che figo! Sta ricreando. Lo ricrea slayer per slayer. Con la bedrock. Oddio, sto a livello un pochino infimo. Ma che figo! Guarda i diamanti, le tutte cose. Bello! Cioè posso tipo, che ne so, mi manca una giungla? Ah, è qua che serve il bioma. No, vabbè, non è vero, non serve perché basta che faccio così. Adesso sto su un mega taiga, uscirà. Ma escono pure gli alberi, cose del genere? No, sarebbe figo. Sarebbe davvero figo. Tipo, ad esempio, io voglio gli ocelot, ok? Voglio i gattini morbidosi. E chissà quanto consuma. Place Ultimate Bion Scanner adiacent to show map. Ah, cioè un altro di quelli devo fare. Va bene, posso farlo. Non è un problema. Possiamo farlo. Cioè, siamo in grado di farlo. Ne abbiamo la facoltà. Vediamo quanto ciuccia quel coso. Dove stai? Qui? Boh, no, non ciuccia tanto, evidentemente. Non ciuccia tanto. Non facciamo comparire. Dai, no, voglio vedere il coso, tutte cose. Adesso devo rifare questa roba qui. Fortunatamente ho fatto già due bustole. Sì. E poi devo fare uno screen. Yes. E poi devo fare questo. Ma allora sei stro. Ecco perché prima già avevo, perché l'ho usato per questo. Però io sono ricoglionito e non me ne accorgo. Oppela. Oppela. E oppela. Ok, abbiamo anche l'Ultimate Biome Scanner. Andiamo a vedere la mappina. Oh, che bella la vita del marinar, sempre marina. No, sempre a navigare. Ecco. Mette l'erba. Bellissimo. Ok, ci fai vedere la mappa? Show map. Vabbè, ma grazie, sono buoni tutti, è vuota. No, poverino. C'era un albero qui, ha deciso che c'era un albero. Ok, ragazzi, abbiamo una bellissima funetta. Ma allora, è davvero figo come concetto. Ma perché? Cioè, qual è l'utilità nella Sky Factory? Forse mi sfugge in questo momento, ma non saprei, non saprei, non saprei, non saprei, non saprei. Perché sì, ok, io voglio il gattino, voglio l'Ocelot, però boh, vabbè. Comunque qui c'è scritto di 5 biomi differenti. Andiamo a vedere un pochettino. Questo qui è Mega Taiga. Mega Taiga Hit. Mazza, è tutto Mega Taiga. Pronto. River. No. River. Ok, facciamo così, così so dove devo stare. No, qui come Mega. Scusa, che cambia da chunk a chunk. Ma forse è un river tra le due Mega Taiga, ma avrebbe logica, quindi questa mega taiga è molto mega, è davvero omega. Non voglio ricrearla vicino a casa, dai, andiamocene di qua. River, mega, è tutto mega taiga, cioè scusate, aiuto, è tutto mega taiga hills, grazie, non è che cambi molto. Sì, raga, io sto più ottava una cifra, è sempre mega river.
È sempre mega. No. No, mi rifiuto, dai. Mi rifiuto. Mi sto rifiutando, eh. No, ho aperto. Si è aperto Windows. Ma possibile? Ma è mai possibile? Guarda il sole che si muove. Mi dispiace, sole. Ti governo. Ti devo governare per il bene del mondo. Va bene. Siamo ritornati qui. Dice 5 difference, vai. Allora, io vado dritto, lontano. Prima o poi cambierà. River. No, guarda, sto river mi incula in una maniera incredibile. Mega taiga ancora. River, mega taiga. Che ha fatto sto mondo, scusate? Taiga. Taiga è diverso. Allora, voi non dovete rompere cazzo, perché taiga è diverso da Butania. No, non lo so questo qui. Vediamo, show map. E click to scan. Va bene. Io adesso ci clicco. E tu mi dici, ehi, Manfredi, oggi Kabula, chi te sencula? Qui è taiga. Vediamo. Sì. Come era il building? Cosa? No, non ho capito, però io faccio start e vediamo un pochino che esce. Qua sotto è taiga, lo so che non è, cioè sia più o meno la stessa roba, però non ho capito, le passo mio marito. Ok, è molto figa questa cosa, cioè è bello rivedere gli ora che si generano e tutte, tu che rompi la cobblestone, io che finisco dentro la cobblestone, poi io che premo control e rompe tutta la stone, e poi mini come proprio a Minecraft quell'altro mobido, no? Però mio caro Sky Factory, me ne sfugge un secondo l'utilità. Io intanto sto morendo, aiuto, help, facciamo così, perché non ho fam. Mi sa che l'ho rotto. No, non l'ho rotto. Ok. Va molto bene. Allora, io mi metto qui un bel waypoint. Guardate dove stiamo. È tutto mega taiga. Guarda sto maledetto che mi fa laggare il mondo. Vabbè, scusate, torniamo a noi. Io metto qui un waypoint, lo chiamo Paloma. Ai 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 ai. Paloma. Qui ovviamente lagga come la merda. No, non è vero, qui è tutto fantasticissimo. Dov'è il mio bacon? Beacon Nator, eccolo qui, bello preso. Ma spiegato, ragazzo, che visto che i cosciotti danno 4, il mio Baconator mangia soltanto quando ho meno dei 4 cosciotti. Ci potevo arrivare. Grazie comunque. Guardate quanta cazzo di batteria. Cioè, e questo è il livello 6, non è il massimo. Il livello 7 invece è da paiura. Secondo lui questa è una taiga. A me sembra un pezzo di cazzo. Però se devo essere molto... C'è pure una galleria, guardate. C'è uno scheletro. Cioè proprio wow. C'è un pipistrello. Ello Presto precipitello. Va molto bene. Ragazzi, io lo so che probabilmente questo è quell'obiettivo inutile ritrasformato di pianta un fiore in 5 biomi diversi. Voi ricordate che sta nella vecchia Sky Factory, ecco. Pianura, da pianura. E vai, finalmente qualcosa di diverso. Tanto sarà identica a quella, cioè non c'è... Sarà identica. Turn on. Ok, scusate. Ok, vai Chicco, costruiscimi la mia pianura. Ma che cazzo sto facendo della mia vita? Oh, che bello! Che bello, ragazzi, wow! Fantastico! Un bel fiumiciattolo in mezzo al nulla! Ok, terzo coso, chunk! Mi viene da ridere, ragazzi, perché sono passato in mezzo a tipo tutte le possibili varianti di taiga. Cioè c'era la Mega Taiga Hills, la Mega Taiga, la Redwood Forest Taiga. E finalmente, dopo un po', ho trovato, eccoci qua, una bellissima foresta. E sarà bellissimo ricrearla tutta intorno a noi. Vai foresta, forestati, mentre io sorteggio il mio caffè. Yeah, è davvero bello tutto questo momento in cui Minecraft... Cioè,
si ric- no, no, mi hai chiuso dentro. Sei figlio di me- della merda, scusa. Prima mi hai fatto... perché camminavo, ok, scusa. Belli smeraldi sono morbidi. Prendili! Prendili, Marukus Kron, prendili! Dove sono finiti? Oh no! Oh, oh no, sono rimasto incastrato dentro! Come farò a uscire? Guardate, io sto tenendo premuto, Meno male... Oh mio Dio, che fi... Oh cazzo, che figata! Lui mette e io tolgo, semplicemente tenendo il premuto il tasto della webminer. Ah, ok, ha un limite, non lo sapevo. Ah, il limite è che questa si scarica. Ha senso, ha senso. Oddio no, ma non c'è più cosa, che figo! Ah, sì, ciao Cobblestone. Ciao. Ciao. Satto, ma perché non mi sono portato la batteria, merda? Allora facciamo così. Bella, saliamo qua sopra. Che figo, pensate se ci avessi avuto la batteria, l'avrei fatto tutto così. Però non sarebbe stato come ricrearlo. Add new, ho detto add new e commit, però poi andiamo a casetta. Yes, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, dammi la mia Draconic Battery, non c'è. Battery, non c'è. Come cazzo si chiama? Wyvern, eccola qua. Oh, yep. Andiamo, ritorniamo alla... alla kebab. Si sta creando la foresta. Secondo me viene una cagata come quella di prima. Bam, 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 bam. No, non mi includere le mie cose, scusa. Ah, beh, giustamente. Attenzione, Alberelli. No, niente proprio, cioè era un pezzo di fango e merda. Ok, d'accordo, adesso voglio provare quella cosa. C'ho il Baconator in mano, quindi tecnicamente energia infinita per 36 bistecche. Beh, non sono così tante però. Ho la batteria infinita, io tengo premuto ragazzi e ci facciamo un giro. Devo cercare di non togliere... Guardate che figo! Oddio, uno zombio. Due zombie. Sento che il ciccio sta mangiando, il ciccio sta mangiando. Dai che ho quasi fatto, dai non tradirmi adesso Baconator, ti prego. Ho finito, ragazzi. Mio Dio, Cristina D'Avena. Un chunk intero, abbiamo la possibilità di vedere questa, ma io non l'avevo mai vista. Un chunk intero di Minecraft, vanilla. È inutile che vieni Cobblestone, non posso soddisfarti, mi dispiace, guarda, vieni qui e poi cascare sotto. Un chunk intero vanilla, dicevo. Ad esempio non sapevo che gli ultimi tre blocchi prima della bedrock non ci fossero gli ore. Però va bene. Guardate, 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 diamanti. Mi sembra più denso. Possibile che ci siano così tanti diamanti in un solo chunk? Poi tutti separati. Di solito i diamanti stanno in vene. Ciao Creeper. Sì, mi sa che non è quella vanilla. Mi sa che c'è qualcosa che non va. Credo sia una riproduzione. Già. Sono un po' triste. Guardate qua quanta robetta bella. Che cazzo c'hai tu? Che cazzo... No, è morto. Mi dispiace, tu sei un ragno. E qui ci abbiamo un po'... Poca, dicevo. Cobblestone. Ok, questo qui è il nostro... No! No, no, no! No! L'ho preso? No, ragazzi, ho fatto Inhuman Reaction! Incredibile! Cioè, pollicione in su. Che cazzo ho fatto? Avete visto? Mi sono lanciato come Spider-Man per salvare Mary Jane, ma poi Mary Jane muore! Ah, scusate, magari non lo sapevate. Ok, signori, andiamo alla ricerca del quarto. Speriamo di trovarlo subitissimamente. Taiga, ovviamente. Non è... Sì, River. Extreme Hills. Oh, questo è diverso. Questo è diverso, è quello della Natura. Da Paiura. Sentier Flura. Ok. È un po'... mi sento un po' stupido nel fare questo. E infatti mi sa che ve lo taglio. Sono morto. Sono morto. Si può saltare così tanto a Minecraft? Sono mortissimo. Cioè sono stramorto. Animo mortacci proprio.
Mi ero messo a vedere il video di Terratech che è uscito No! Dai, ma che mi ha spinto di sotto il figlio della merda? Vediamo. Ah, sì, immagino di sì. Ti prego, gallina del Coal, salvami tu! Gallina! Come faccio? Ok, vabbè. Torniamo a casetta. Casa. D'accordo, è grande fratello. E jetpack? No? Non abbiamo più un jetpack, scusate. Dai, no, non è possibile. Non è possibile di vivere. Eccole qua le nostre vecchie cose. Adesso aspetta, amore mio, voglio andare qui, ma non a Y0, magari a 100. Oh yes, ecco la mia tomba, ma l'immortale. Non è questa la tomba quella, è quella la tomba quella. No, sta a livello sotto zero. Ma togli sta roba, come si fa a togliere? Eccolo. Me la tocchi la medusa? Adesso se sono pieno che mi casca qualcosa di importante io spacco tutto. Nope, dimmi di nope. Ok, sembra essere andata. Wow, è stata una brutta esperienza, credersi invincibile, andare un attimo a FK per vedere il proprio video e poi scoprire di essere morto. Già. E come potete vedere ci sono tanti glitch grafici in questo pacchetto. Che cazzo di rappresenta? Scusate, ma devo per forza toglierli, altrimenti. No, che era quello? Non lo so, oddio, ho tolto tante cose. Ho tolto tutto, pensavo. Ok, sì. Non succederà mai più. Della neve! Del ferro! Extreme Hills! Che tra l'altro, se non sbaglio, in vanilla sono le cose più cicciotte di tutte, eh. Vanilloni che non siete altri. Ok, signori, questa tortura che all'inizio sembrava piacevole, ma poi sta diventando davvero una palla incredibile. Sta per finire. Andiamo. Speriamo che l'Extreme Hills non diventino la nuova Mega Taiga, perché altrimenti, ecco, infatti, Extreme Hills, Extreme Hills, Extreme Hills. Ma è tipo un deserto. Tipo, che cos'è la Ruffen Forest? Fermi tutti. Ruffen Forest. Ruffen Forest. Rufed, no Ruffen. Rufed Forest, che cazzo non ho mai sentito? No, che è sto schifoso? No, non lo voglio questo, voglio quest'altro. Ecco, questo qua, vai, 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 vai. Parti, 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 ci abbiamo bisogno di sapere. Rufed Forest, di che cos'è? Di che cosa? Di che cos'è, mio buon Marcus Grande? Più che altro c'è la possibilità che ricrei dungeon. O i cosi, come si chiama? La lava! Lava, lava, letti lava. Oddio, ho parlato adesso, regà! Oh mio Dio, quindi io posso continuare qui a sinistra e creare una mineshaft? Oh, che figo! Ma guarda i diamantoni! Ciao diamante, come stai? Che figa questa cosa! È davvero interessante. Che è sta cagata qua? Aio! Mi fai vedere? Scusa. Scusa. Ah, è l'Inferium Ore. Ok, interessante. Va bene. E sì, vabbè, ma se io scavo verso l'alto, che lui sta mettendo tutto verso l'alto, vedo difficile uscirne, no? Guardate che figata. No, davvero, mi piace un sacco sta cosa. Andare a cercare i 5 biomi per il reward è un po' una merda. Ma invece, fare questa cosa, ti ha tirato fuori cose buone, cose belle, anzi. Attacchiamoci questo qui qua e click to scan e qui ci sto cliccando, figlio della Bert. Ah, vai a capire. Sì. Sì. Si è fermato? Si è fermato e che cosa sta facendo? Oh mio Dio! What the fuck? Ma che. Vediamo se continua, perché se continua è tipo la mod più fatta bene del mondo. Vediamo, qui ci dovrebbe essere un buco. A rigor di logica. Sì. Beh, di sicuro non c'è una parete piatta.
Ma che cosa assurda. Davvero, davvero assurdo. Roof and Forest, che credo sia più semplicemente un bioma di Minecraft dove cresce il Darkwood Wood. E vabbè, speravo in una cosa figa. Questa è una cosa fighissima. Questa è una cosa fighissima che ricostruisce le mineshaft, ricostruisce. Quindi se c'hai culo, becchi una gallina. Perché una gallina? Becchi... Ma, non lo so. Se c'hai culo, becchi, che ne so. Puoi beccare uno stronghold, puoi beccare quello che ti pare. Davvero, davvero carina come mod. Certo, un po' fine a se stessa, però ci sta. Quindi ragazzotti, dopo tutto sto bucio di culo e il vostro Arcus Cron, c'è stata anche una morte. Terrain General Scanner for Regenerate 5 different biome chunk. Oh mio dio, craft a single build and the Rio Farm standing with... Ma che è sta cazzata? Questa già ce l'ho fatta praticamente. Non uso quella con l'Octadid Capacitator semplicemente perché ci mette di meno quella semplice. Vabbè, comunque, a parte questo, signore e signori, questa è la Sky Factory. Abbiamo fatto il reattorone mega galattico. Andiamo a togliere questo qui, andiamo a togliere questo qua, andiamo a togliere questo qui e possiamo almeno tornare vicino a casa, cioè dove ci stanno i semi. Poi così e devo mettere il waypoint altrimenti. Andiamo a vedere quanto ci dà. 400, abbiamo un intake di 500.000 RF che non sono male. Il reattorone acceso, una volta acceso, spento, poi non ne frega più niente, fa laggare. È un mondo bellissimo, mi piace un sacco sta serie. Signori, noi ci vediamo alla prossima puntata. Bella per voi! Ciao!